Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del TG Sport, TG che riassume tutte le notizie di sport regionale, internazionale e regionale di Radio Ticino Teste e Radio 1 Esta Radio. E andiamo subito a vedere le notizie che sono successe nel weekend e succederanno nei prossimi giorni. Andiamo a vedere le notizie di sport regionale. L'Udinese c'è un mese di tempo per coltivare i sogni. Basket A2, la CE a Pau CSA perde, ma va in coppa. Andiamo a vedere le altre notizie di sport nazionale e internazionale. Il VAR al giro di boa, tutto quello che non sta funzionando nella per sperimentazione. Le polemiche arbitrali nelle ultime settimane rendono necessaria una nuova analisi della sperimentazione iniziata in Serie A lo scorso agosto. Per il disegnatore arbitrale Rizzoli dovrà, per forza di cose, coordinare meglio i propri uomini. È indispensabile anche il salto di qualità nella narrazione dei fatti. Infatti, punto primo, il problema è l'indennizzazione della tecnologia. Poi, invece, il secondo è la narrazione, la percezione, e il terzo è la taratura. Infatti, il VAR ha corretto ben 52 errori arbitrali in campionato, giusto a smontare le tesi dei conversatori. Aggiustamenti sì, ma indietro non si torna. Andiamo a vedere altre notizie di sport. Come il calciomercato di calcio, Napoli accordo vicino col Bologna per Verdi. La Napoli, Juventus e le altre big, a chi serve davvero il mercato di gennaio? Però, brutta notizia, brutta tegola per la Juventus, ancora perdere i pezzi, si ferma anche Marchisio dopo che Dybala è stato dichiarato ieri infortunio di distrazione muscolare. Altre notizie del calcio, Serie A, Gattuso dice a Miro Allegri, non si piange addosso e gestisce bene il gruppo. Nella Liga, beffa per Barcellona, Coutinho disponibile tra 20 giorni. Dopo altre notizie saltato con gli sci, l'impresa epica di Kamil Stock, il grande slam nei quattro trampolini di lancio con gli sci. Altre notizie, in particolare andiamo a vedere nell'edicola, cioè nei quotidiani sportivi del web di sport e del quotidiano cartaceo. Le edicole stesse, la Juve mette nel mirino Ozil, piano dell'Inter per De Poel e Stroman via dalla Roma. Boh, ma so tanto che sono notizie scritte così. Serie A, Tommasi dice se sarò eletto da subito porterò avanti la creazione delle seconde squadre. Gravina attacca Tommasi, non possiamo trovare la soluzione sui social. Sci alpino, 4 gare e 4 vittorie nel 2018, a 22 anni, da Michele Griffin è già leggenda. La famosa Dakar, tappa 2 auto, balza in testa Depress, invece Loeb si riprende, problemi per Al-Attiyah. Infatti, i piloti alle prese con la sabbia troppo morbida. Dalla short track Fontana dice essere portabandiera è una responsabilità verso l'Italia, ma Wang Chang voglio l'oro. Notizie della NBA, la giocata della notte, McCollum regala a Portland una vittoria da brivido. Infatti Belinelli capoco i Lakers vincono in volata la Portland e Miami. Altre notizie, andiamo a vedere. Andiamo
nella Emery FA Cup, tonfo dell'Arsenal, eliminato al terzo turno di Coppa d'Inghilterra dal Nottingham Forest. E infatti l'Arsenal ha perso ben 4-2. Pattinaggio di velocità, doppietta azzurra per logo Brigida oro e Pretone argento, l'Italia sul tetto d'Europa. Il famoso pagellone della Serie A per la 20ª giornata, e leghiamo subito dal pocherissimo della Lazio a Ferrara con la perla di Luis Alberto e i 4 gol di Immobile, al ritorno al successo del Milan che supera il Crotone grazie al primo gol di campionato di Bonucci. Continua il duello al vertice tra Napoli e Juventus, mentre rallentano Inter e Roma che senza Nainggolan viene sconfitta dalla magica Atalanta. Il Benevento ci crede e coglie la seconda vittoria consecutiva. Andiamo a vedere altre notizie, cioè il voto 10 e lode alla perla di Luis Alberto e al poker di Immobile. Poi voto 10 invece proprio a Coda che lancia la corsa salvezza del Benevento, e a Gasperini autore di un altro capolavoro con l'Atalanta. Voto invece 9 a Koulibaly, il difensore bomber del Napoli, che ha la risposta della Juventus con 200 di Allegri. Poi altre notizie, voto 8 alla reazione del Toro, 3-0 alla prima di Mazzarri in panchina. Voto 7 a Icardi, che segna sempre la Fiorentina, anche se l'Inter non vince più. Voto 6 a Bonucci, che trova il primo gol in maglia rossa. Voto 5 invece alla Samp, che tira il fiato, solo una vittoria nelle ultime 7. Voto 4 invece alla Roma di Francesco, senza idee. Voto 3 allo spettacolo di Chievo, famoso spettacolo Chievo Udinese, con Odo che ferma la sua corsa con Inglesi in tribuna. Voto 2 ancora VAR, ma come si usa? Bella domanda. Voto 1 invece alla scelta dei rigoristi del Bologna. Voto 0 al caso Nainggolan. Andiamo a vedere invece le notizie di soprattutto i risultati delle varie partite che sono state presenti in questo lungo weekend festoso e festeggiato dall'Epifania e non solo. Andiamo proprio a vedere prima di tutto risultati che sono della Serie A. Andiamo a vedere che sono stati giocati venerdì 5 gennaio. Alle ore 18 c'è stato l'1-1, il pareggio, diciamo tutto un 1-1 venerdì tra Chievo Verona, Udinese e Fiorentina e Inter. Invece dalla Serie A sabato alle 12:30 ha giocato Torino contro Bologna, ha vinto 3-0, Milan 1-0 con il Crotone, Benevento vince 3-2 contro la Sampdoria, Genoa 1-0 contro Sassuolo, la Lazio in trasferta ha vinto 5-2 contro la Spal, Napoli ha vinto 2-0 contro l'Hellas Verona, la Roma ha perso 2-1 contro l'Atalanta e il Cagliari ha perso contro la Juventus 1-0. Nella Liga Spagnola l'Atletico Madrid ha vinto 2-0 con il Getafe, Valencia ha vinto 2-1 contro la Girona, la Palmas ha perso 2-1 contro l'Eibar e nel derby del Sevigliano il Siviglia ha perso in casa contro il Real Betis per 5-3. Invece ieri c'era la Liga Spagnola. Il Leganza ha vinto 1-0 contro la Sociedad, il Barcellona ha vinto 3-0 con Levante, l'Atletico Bilbao ha vinto 2-0 contro l'Avalest, Villarreal invece ha pareggiato 1-1 con la Coruña e invece il 2-2 tra Celta Vigo e Real Madrid.
Stasera invece Malaga contro l'Espagnol alle ore 21. Nella Emirates FA Cup, nel terzo turno, l'Arsenal, come dicevamo, ha perso 4-2 contro il Nottingham Forest. Il Tottenham invece ha vinto 3-0 contro Wimbledon. E invece West Ham ha pareggiato 0-0 contro il Sherborne Town. Invece Newport contro ha vinto 2-1 contro le United. Andiamo invece a vedere i risultati di Serie A di basket. Avellino vince contro Bologna per 89-59. Cremona vince contro Varese 80-72. Sassari vince per 78-67 contro Trento. Reggio Emilia perde contro Brindisi 73-77. Venezia vince per un punto da sopra il Pesaro per 72-71. Fiat Torino vince contro Cremona contro Brescia per 95-86. E invece il Cantù vince contro Capo d'Orlando 96-73. Risultati di andiamo a vedere i risultati di stanotte della NBA, dove i Lakers vincono contro l'Atlanta Hawks 132-113. I Portland Blazer vincono per un punto sopra San Antonio Spurs per 111-110. I Point Sound vincono contro l'Oklahoma City Thunder 114-100. Invece i Dallas Mavericks perdono contro i New York Kings per 96-100. Andiamo invece a vedere se ci sono altre novità per domani. Sì, Coppa del Re, ottavi di finale. Atletico Madrid giocherà contro il Sport, invece il Valencia giocherà alle 21:30 contro la Palmas. E invece l'NBA giocherà all'1:30, alle 2, alle 4, alle 4:30 di notte, ora italiana. Bene, mi sembra di non aver dimenticato nulla. Vi ringrazio per l'ascolto da Adobe Giro d'Est R1 e Star Radio. Vi auguro un buon proseguimento di sport a tutti voi in questa settimana e viva lo sport da Marco. È tutto. Fra poco invece chi vuole sentire la puntata minuto 91 post partita Chievo Verona Udinese. Ciao a tutti, a domani.